Harriet. Momento intenso e ricco di stimoli, passionale in amore. State vivendo una fase positiva di forza e consapevolezza. I programmi di lavoro sono ben organizzati e i ritmi sono alti, come piace a voi. Toro. Periodo un po' sottotono. Mercurio e Sole dissonanti possono abbassare il tono vitale e la voglia di impegnarvi in questioni faticose, mentre qualche contrattempo vi infastidisce e mette alla prova la vostra pazienza. Gemelli. Le giornate sono brillanti, movimentate e questo appaga la vostra indole curiosa e mutevole. La sfera amorosa invece risente di qualche dubbio. Cercate di concedere più stabilità a chi amate. Occhio alle finanze. Cancro. Oggi prevale la sensazione di malcontento. Riuscite a tollerare poco ciò che vi reca disagio, con evidente irritabilità. Se avete necessità di isolarvi per una riflessione più tranquilla, non esitate a farlo. Leone. Cielo astrale un po' contrastante, che da un lato prosegue i favori con angolazioni di forza e di espansione, dall'altro vi inclina a rivedere alcune questioni di lavoro e a proseguire con un po' di fiacca, di fatica. Vergine. Momento noioso, nel quale avvertite la necessità di approfondire un ideale, una ambizione, ma non sempre avete le idee chiare su come procedere. Per fortuna, Saturno amico sostiene la solidità dei vostri progetti. Bilancia. È un periodo che vede qualche tensione. Dovete affrontare fatti che disturbano il vostro equilibrio. Tuttavia, influenze planetarie benevole vi invitano a smorzare l'ansia e orientarvi verso l'amore, gli incontri, la socialità. Scorpione. Il quadro astrale piega un po' le vostre energie. C'è un calo di tono che vi fa rallentare i ritmi, oppure fa emergere contrattempi noiosi. Comunque saprete arginare le difficoltà facilmente. Riposate di più. Sagittario. Prosegue la fase esaltante che vi porta benessere e voglia di allargare i vostri orizzonti, siano di lavoro o sentimentali o personali. In ogni caso la fortuna vi assiste. Mantenete sempre però una sana consapevolezza. Capricorno. In questi giorni potreste trovarvi a trattenere collere e accumulare pensieri di rivalsa. Non lasciatevi imprigionare da sensazioni fuorvianti e mettete in moto la vostra capacità schematica di valutare gli eventi. Acquario. Le configurazioni che vi riguardano sono molto positive. È un periodo di energia che vi induce ad elaborare progetti importanti. La sfera sociale, le amicizie sono basilari per ottenere sostegno e appagamento. Pesci. È una fase di conflitto tra razionalità e idealismo. I vostri sogni premono per essere realizzati, ma la realtà oggettiva a volte impedisce di procedere. Si intravedono però graduali miglioramenti che aprono la strada ad un buon recupero. Buone stelle!